Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal percorso, dalla Sala San Francesco, il percorso che porta alla cella di Padre Pio. E qui ci sono una serie di quadri che raccontano la vita dei figli spirituali. Ecco, uno di questi, Giacomino Gaglione, il venerabile Giacomino Gaglione. Sì, perché alla scuola di Padre Pio si è creata una famiglia spirituale di santi, di uomini e donne che, grazie a Padre Pio, hanno intrapreso questa via della santità. Chi era Giacomo Gaglione? Giacomo Gaglione nacque il 20 di luglio del 1896 a Marcianise, siamo in provincia di Caserta, e morì nel maggio del 1962. Fu stroncato da una grave malattia proprio nei suoi ideali sin dalla giovinezza. E Giacomo, leggendo su un giornale di questo straordinario frate nel 1919, appena divulgata la notizia delle stimmate di Padre Pio, nel giugno del 1919 venne qui a San Giovanni Rotondo per incontrare questo frate, da cui voleva ecco, una grazia, la grazia della guarigione. Però questo non accadde, ma accadde qualcosa di più importante. Infatti è Giacomo che lo scrive: capii subito che il più grande dono che Dio possa fare alla creatura è la malattia, perché con la croce la rende simile al figlio suo prediletto, e lui così diventò un vero e proprio apostolo della sofferenza con il suo esempio, con i suoi scritti e con l'opera della fratellanza spirituale. Infatti Giacomo Gaglione diceva proprio questo in ordine alla visita che ebbe qui a San Giovanni Rotondo: Padre Pio mi ha levato una testa e me ne ha messa un'altra. Imparò così a sorridere al dolore. Nel 1948 fondò l'opera dell'apostolato della sofferenza, professò quindi la regola del terzo ordine francescano, scrisse diversi libri di riflessione e di ascetica. E proprio Padre Pio scrisse di lui: con Gesù sulla croce, con Gesù nel santo paradiso. E proprio di questo oggi vogliamo parlarvi, di una lettera che Padre Pio gli scrisse in questa giornata, il 10 febbraio del 1921. Giacomo scrisse a Padre Pio perché era morto suo papà, e tra l'altro anche un altro santo, San Giuseppe Moscati, gli aveva in un certo senso preannunciato la morte di questo avvocato di Marcianise. E Giacomo fece un dipinto, era molto bravo nel dipingere, fece questo quadro per il papà e lo ha venduto. Il papà morì a fine gennaio 1921. Lui guadagnò 20 lire col lavoro delle sue mani e scrisse: le ho mandate a Padre Pio per una santa messa, proprio per suffragare l'anima di papà. Come vorrei che tutti andassero in paradiso e come vorrei che ci vada anche papà per questa santa messa. Deve essere bello stare con Gesù e con Maria. E Padre Pio gli scrisse: Gesù ti conforti per la perdita del tuo caro genitore. La di lui bontà e pietà cristiana ti fanno sperare pienamente che egli sia già in possesso del sommo bene. Io non mancherò di soffragare l'anima sua. Ti benedico con paterno affetto e mi dico devotissimo nel Signore, Padre Pio da Pietrelcina.